Ciao a tutte ragazze! Allora, eccomi qui con un nuovo video haul e come vi ho annunciato in quello make upposo e smaltoso, vi lascio qui il link per chi non l'avesse visto, questo si tratta di un video haul interamente dedicato ai prodotti per la cura dei capelli e della persona in generale. Ho qui il mio bel sacchettino con tutti gli acquistini e ora ve li mostro. Metto la bustina qui, altrimenti ogni tanto mi devo abbassare, non mi vedete inquadrata. Comunque, questa è una bustina che non c'entra. Il primo acquistino sono stati questi rasoi Bic che io adoro tantissimo. Li ho terminati e quindi li ho ripresi e li ho pagati 2 euro e sono 8 rasoi. Scusate se sentite un rumore in sottofondo, ma c'è un'officina giù casa mia, quindi abbiate pazienza. 6 più 2 gratis, quindi sono 8 rasoi a 2 euro. E mi piacciono tantissimo, poi sono verdi. Poi un altro acquistino sono stati dei deodoranti. In realtà sono tre mini deodoranti che ho voluto acquistare. Li ho pagati 50 centesimi ognuno e quindi ne ho presi tre per provarli, anche perché secondo me le mini size sono molto comode per farti, diciamo, un'idea del prodotto senza acquistare la full size. Se poi non ti piace, comunque vai a sprecare del prodotto, e quindi ho voluto prendere questi tre. Il primo è il Borotalco Dry Power, efficacia non stop, con 1 milione di particelle di microtalco, 48 ore, formula rapido assorbimento, deodorante spray 0% alcol. Quindi il primo è questo qui. Poi il secondo è sempre un Borotalco, però questo è Invisible antimacchie con microtalco, assorbe il sudore 0% alcol, anche questo qui. Curiosissima di provarlo. E poi ho preso anche il Dove Natural Touch con minerali del Mar Morto, anche questo 0% alcol, ed è questo qui con appunto questi minerali disegnati con il tappeto verde. Non so se si riesce a vedere qualcosa con questa luce. Questo video è un disastro in pratica. Comunque, continuo a mostrarvi gli acquisti. Sempre parlando di mini size, ho trovato questo shampoo della Splendor addolcente al cocco, vitalità naturale per tutti i tipi di capelli. Quindi, oltre al balsamo, ho trovato anche lo shampoo al cocco. Questo è un 50 ml, quindi una mini taglia, e l'ho pagata solo 25 centesimi. Sono davvero curiosissima di provarlo e poi ovviamente, come in tutti i miei video, vi farò sapere come mi ci sono trovata. Poi, altro acquistino è stata questa qui, Frank Provost 24 ore Expert Ricci Mousse Styling Professionale. Applicare sui capelli umidi, asciugare all'aria, fissaggio forte, ricci elastici. Questa è una spuma da 300 ml, l'ho pagata 4,40 euro e mi incuriosiva tantissimo perché la mia spuma, quella che ho acquistato nei negozi che forniscono i parrucchieri, mi sta per terminare e quindi volevo provare una nuova spuma. Mi incuriosiva questa della Frank Provost. Fatemi sapere se qualcuna di voi l'ha già provata e come vi ci siete trovate. Spero che tengano sui ricci quando vi faccio col diffusore. Poi, altri due acquistini sono stati dei prodotti che ho conosciuto grazie ad alcune mie iscritte che me l'hanno appunto detto, e sono questi due prodotti della Ultra Dolce Garnier. E sono shampoo e balsamo meraviglioso all'olio d'argan e di camelia, senza parabeni, estratti naturali, capelli secchi e spenti, nutre, ammorbidisce e fa brillare. Appunto, sono shampoo e balsamo meraviglioso e mi incuriosivano tanto, anche se io, come sapete, ho i capelli grassi. Qui c'è scritto per capelli secchi e spenti. Comunque, alcune ragazze che hanno i capelli grassi mi hanno detto di essersi trovate bene, alcune invece mi hanno detto che i capelli si sporcano più facilmente. Io
ho voluto provarlo, ho voluto acquistarlo, l'ho pagato 1,75 euro, sia shampoo che balsamo. Vediamo da questo, da questa dicitura meraviglioso cosa ci dobbiamo aspettare, cosa effettivamente fa sui nostri capelli. Poi vi farò sapere con una recensione nei prodotti finiti. E nel frattempo però voglio prima terminare gli altri prodotti che ho, quindi aspetto un po' prima di testarli. Poi, altro prodotto che ho acquistato è un altro deodorante. Sono in fissa con i deodoranti nell'ultimo periodo perché si sta avvicinando l'estate, quindi ho bisogno di scoprire un deodorante che duri a lungo, che non mi faccia sudare troppo, che non lascia aloni. Il mio preferito in assoluto era il Dove classico, però il Dove classico mi lasciava gli aloni sui tessuti e persisteva su alcune maglie, quindi ho deciso di non acquistarlo più, anche se mi durava davvero tutta la giornata, e quindi sto provando altri deodoranti ed ho acquistato questo qui della Nivea Pure Invisible 48 ore non residui bianchi, protezione invisibile, ed è appunto questa qui. Ed ho controllato l'INCI e in questo qui spray non c'è la paraffina liquida, a differenza dell'altro con il packaging rosa e nero, sempre Nivea for Black and White, che invece ha la paraffina. Questo non ce l'ha e l'ho pagato circa 2,50 euro. Poi, altro prodotto che in realtà ha riacquistato mia mamma, ma che stiamo utilizzando entrambe, è questo qui, balsamo spray della L'Oreal e il Viv. Lisse setoso, balsamo spray, disciplina e leggerezza senza risciacquo, facilita la piega, antistatico, anticrespo 48 ore. Allora, questo qui lo stiamo utilizzando io e mia mamma. Abbiamo un altro flaconcino che è arrivato più o meno a tre quarti. E lo applichiamo vaporizzandolo sui capelli umidi dopo lavati e poi li andiamo ad asciugare. Prima di tutto lascia un odore davvero piacevolissimo sui capelli e poi una volta che li asciugo li noto meno crespi. Quindi non so se mi sto facendo un po' influenzare, comunque mia mamma l'ha voluto riacquistare perché lei ci si sta trovando davvero bene, io lo sto ancora testando, comunque sto notando questa cosa, poi vi farò sapere più in là. Questo l'ho pagato 2 euro, 2,50 euro, ed è un 200 ml. Poi infine, ultimo prodottino che volevo mostrarvi giusto così, è questo kit che ho acquistato da Etikasa, che è una catena, non so se si trova un po' ovunque, che è composto da due portastazzolino e un portasapone, quindi diciamo è un set da viaggio che ho pagato solo 1 euro. Non c'era verde, quindi l'ho preso fucsia e secondo me è molto carino e comodo. Niente ragazze, quindi questi erano i miei acquisti per quanto riguarda cura dei capelli, cura della persona in generale. Spero vi siano piaciuti, come sempre fatemi sapere se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato. Io vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao ragazze!